La rivelazione è il cantante Pupo che, in passato, ha confessato di aver avuto questa dipendenza e di aver affrontato diversi problemi legati a questo. Il cantante ha quindi svelato di aver giocato a poker con Francesco Totti una volta. Si trattava di un torneo di solidarietà che fu organizzato per raccogliere i fondi in favore dei terremotati dell'Aquila. Nel corso di una sua intervista rilasciata per il quotidiano nazionale, Pupo ha quindi raccontato di ricordare perfettamente quel momento. Guardandolo negli occhi, ha detto lui, mi accorsi subito che il gioco lo appassionava molto. L'artista ha così definito l'ex calciatore una persona buona, sensibile e generosa. Caratteristiche che, purtroppo, sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ludopatia, ha continuato Pupo parlando proprio di Totti. Queste parole hanno fatto il giro della rete, e molti fan si sono detti preoccupati per la situazione.